ragazzi, qui è Panino alla Spina che vi parla e oggi siamo qui con una nuovissima puntata del Doc Vlog Show. Oggi ragazzi parleremo di un tema molto importante che non si è mai discusso qua su YouTube. Oppure forse sì, non lo so, però io oggi ne voglio discutere con voi. Ah, ma prima di cominciare, come sempre, lasciate un bel mi piace a questo video, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ah, ho gesticolato un po' troppo, ma vabbè, dai, possiamo cominciare. Allora, ragazzi, oggi parleremo di un qualcosa che sarà un po' collegato a una delle puntate precedenti del Doc Vlog Show. Come vivrà l'uomo quando sarà sulla Luna? E con questo ci colleghiamo all'evoluzione umana che avevo parlato un po' di tempo fa, no? Allora, vabbè, parliamo un po' così, l'uomo sulla Luna. Che cos'è la Luna? È quella cosa che trovate in cielo, sferica, cos'è? In piena notte. Cioè, non è una sfera così, è quel satellite. Vabbè, sapete che cos'è la Luna. Ma prima, però, colleghiamoci con l'inno. Metto qua la cuffietta. Che non è la cuffietta che mi ero messo la volta precedente. Ok, l'inno, ci sei? Bene, va. Che l'altra volta mi hai fatto arrabbiare, come sempre, d'altronde. Mi fa sempre arrabbiare quest'uomo. Bene, l'inno, dove ti trovi? È sulla Luna. Ah, bene, bene. Ma com'è il segnale? Il segnale è saltato, mi sa. Boh, vabbè, comunque è lì sulla Luna, vabbè, in effetti sulla Luna come fa ad arrivare qua? Oggi è una data importante, allora abbiamo spedito l'inno sulla Luna. Vabbè, comunque, torniamo alla Luna, cioè l'uomo quando sarà lì, come vivrà? Innanzitutto, teniamo conto che lì la gravità è molto minore di quello che c'è sulla Terra, ma di tanto. Quindi, cioè, quando saremo lì volteggeremo, così, no? Sì, camminando con un semplice passo ci facciamo tipo, non so, fate voi i calcoli. Comunque, cioè, vabbè, avete capito cosa intendo, no? Cioè con un salto riusciamo tipo a saltare molto più in alto rispetto a un salto normale che facciamo qua. Quindi per questo motivo, secondo me, saremo più magri, più snelli. Ma è questa già una dimostrazione, ce lo danno gli astronauti, che quando vanno nello spazio e poi tornano hanno le ossa più sottili, quindi saremo più snelli. E come vi avevo preannunciato nella puntata scorsa, non la scorsa puntata, ma in una puntata precedente del Doc Vlog Show, che noi uomini saremo più sottili, più snelli. In questo modo diventiamo anche più alti, perché vabbè ragazzi, sulla Luna, cioè ci sono le colline, quindi dobbiamo diventare più alti perché dobbiamo allungare il collo, così, no? Quindi diventiamo più alti. È sempre come avevo detto lì. E anche per essere arrivati là, vuol dire che noi siamo più intelligenti. Cioè, per arrivare sulla Luna vuol dire che siamo diventati più intelligenti. Ci siamo evoluti, no? Quindi il testone più grande, il cervello più grosso, ci diventiamo... andatevi a vedere quella puntata, così sapete che cosa intendo. Comunque, vabbè, l'uomo si trova lì e che mangia? Boh, animali non ce ne sono, piante non ce ne sono, quindi arriva lì e muore. E che cazzo mangia? Dice, che fa? Niente, né? Sta lì. Però qualcuno potrebbe importare del cibo, fa venire dalla Terra così. Però facendo così non c'è il rischio che poi tutta la Terra sarà senza cibo e sulla Luna ci sarà il cibo? Quindi ciò significa che sulla Terra moriremo tutti e vivremo tutti sulla Luna. Per forza. Ma... uno direbbe, ma siamo più stretti perché è piccola rispetto alla Terra, piccola di tanto. E io qua però vi do la risposta, perché io so le risposte in questo Doc Vlog Show. Quelli non si fa sentire, va? Meglio così, va? Non lo sopporto proprio quell'uomo. Perché come vi ho detto prima saremo più snelli, se siamo più snelli vuol dire che siamo più stretti, occupiamo meno spazio. E quindi niente ragazzi, così sarà la vita dell'uomo sulla Luna. Devo essere sincero, una vita bruttissima proprio, spero che non sia veramente così. Però spero che questo Doc Vlog Show vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando salutatemi la Luna. E io, come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. E stiamo crescendo, diventeremo sempre più grandi e distruggeremo tutti. Ciao ragazzi, niente, vi ho già salutato prima, vi saluto di nuovo, buona giornata, buona serata e buonanotte, ciao a tutti.